È che io me ne mangerebbe anche altre due. Butta sta telecamera qua. Guarda. Fanno 3 gradi, fanno. Yes. Fanno 3 gradi. Siamo in località? Allora, siamo a Cervaro, provincia di Frosinone. Sì. Siamo vicino Cassino. Sì, non c'è nessuno. Okay. Un po' Transilvania, un po' Valpadana. Oggi ci andiamo a mangiare la pizza più economica d'Italia? Guarda, secondo me sì. C'ha un nome questa pizzeria? Pizzeria da Diego. Bene, ora possiamo spegnere le luci della macchina perché altrimenti, ragazzi, altrimenti avreste visto questo. Ok, perché la situazione è la seguente. Sto a morire di freddo, dai! Te credo, fanno 3 gradi pure. Andiamo. Io. Raga, andiamo a mangiare, ciao! Ci siamo solo noi. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, buonasera, ciao! Non si può chiedere a nessuno, vai! Vicino alla stufetta, eh? C'hai freddo, eh? Ma caro Michele, qui ti ci ho portato io. Questa è la pizzeria dove vengo spesso quando sto qua a Cassino, a casa mia. Io farei un percorso classico, quindi andrei a prendere l'antipasto all'italiana. Poi io passerei alla pizza. Questo te lo portano per default, eh? Questo è la mousse bouche. La mousse bouche di Diego. Praticamente ti siedi, appena mi siedo, che te bevi? Peroni, vai, peroni. Ciao. Questa peroni. Che per... 2,50 euro. Sì, e poi ti arriva sta bruschetta che è l'accoglienza al cliente. Fantastico. Ok. Questa, perché attenzione, c'è una bella differenza tra mousse bouche e entrée, giusto? Eh sì, tra la mousse bouche, nel termine diciamo tecnico degli chef, è la coccola per il cliente, no? Allora tu la chiami mousse bouche perché è una cosa un po' più impensata, però vabbè, mica qua siamo da Diego, ma mousse bouche entrée, dai! Poi lui non lesina con l'olio. Questo è il pane tipico delle nostre zone, no? Il cosiddetto pane cafone, insomma, pane casereccio. È buono. Safaissimo. Sì, già safaissimo alla bruschetta. Non sarei troppo generosa. No, vabbè, la bruschetta è buona. Cioè, questa è la birra, è finita la prima birra con la bruschetta. Adesso ordineremo la seconda birra e di solito guido sempre io all'andata, ritorno qui da Michele perché io mi voglio godere la cena, dai. Qui ci va l'hashtag bevete responsabilmente, proprio qui, bevete responsabilmente. Sì. Comunque sono trascorsi 6 minuti dal nostro ingresso e la prima peroni è andata. Ciao. Due parole su Diego, il proprietario di questo posto. È un pizzaiolo decisamente esuberante, si mette la fascetta, mette Vasco Rossi a cannone ed inizia a fare pizze su pizze. Mi diceva Paola che abita qua sopra, questa praticamente è casa sua, e già questo è un indizio di come, ragazzi, si possa avere un menù con prezzi così bassi, che molto spesso queste strutture dove noi andiamo, dove si spende poco, fondamentalmente, ragazzi, sono il piano terra delle case di chi ci lavora. Gira tutto intorno a una cameriera e a Diego, e il weekend le cameriere diventano addirittura due. Noi vorremmo prima un antipasto all'italiana, poi vogliamo provare 3 pizze, una marinara, una margherita, calzone classico, quello col prosciutto cotto, il pomodoro e la mozzarella. Però ti devo chiedere una cosa, ma io sta qua, l'ho presa ma in realtà non la voglio bere, la possiamo portare fuori dal tavolo? Mi porti direttamente un'altra birra? Okay. Non so perché, è stato uno sbaglio. Grazie. Ci tengo a dire una cosa, questo video non è sponsorizzato da Birra Peroni. Se Birra Peroni, ragazzi, è interessata, noi una chiacchierata con Birra Peroni ce la facciamo volentieri, eh. Oh, Birra Peroni, il numero mio lo trovate, mi mandate un'email, insomma, al modo lo troviamo per collaborare, ciao, eh. Non ce l'hanno il menù con il QR code? No, guarda. Che QR code? Oh, incredibile, ragazzi, tutti questi locali dove noi andiamo non hanno il menu col QR code. Guarda. Ma io li scelgo appositamente. La prima chiamata che fa Paola, salve, voi avete il menu col QR code? Che? Perfetto, veniamo! Scusa, ma io che ti ho ordinato una marinara? Margherita e la... No, possiamo fare una margherita, uh-huh. Capricciosa e calzone. Ok. Sì, togli la marinara e mi metti la capricciosa, e poi se dentro il calzone mi metti il peperoncino. No, vabbè, ho cambiato. Allora gli ho detto che nel calzone mi deve mettere il peperoncino. Sì. E ho tolto la marinara e ho messo la capricciosa. Ah, ok. Perché giusto. Qua la capricciosa, ragazzi, cioè io non so come fa.
ti devo dire che il rapporto qualità-prezzo merita. Cesto di pane macroscopico. Da quando Paola, io e te giriamo l'Italia, nessuno mi aveva mai portato un cesto di pane così. No. Accanto esatto. È arrivato l'antipasto. Ok, per io lo sapevo che era così. Per 6 euro abbiamo un antipasto. Senza pretese, insomma. Anni 80 veri. Allora abbiamo la fetta di mortadella. Poi questa sarà una fesa di tacchino. Salame ungherese. Una fetta anche bella spessa di prosciutto crudo. Un po' di verdurine grigliate. Questa è buona. Se io prendessi solamente una birra 66, 2,50 euro. Antipasto 6 euro. Cesto di pane che arriva gratis. Io con 8,50 euro ho svoltato. Sto con il culo seduto in un ambiente caldo e mi sento pure Vasco Rossi. Visto che ci siamo. Dai, che a te ti piace la mozzarella. Assaggiamo sta mozzarella. No Paola, non è una mozzarella di bufala. Ma in vita mia ne ho mangiati di molto peggiori. Ah sì? Di molto peggiori. Allora, dignitosissima. Ma su che punti? Io punto sul fritto. Il cavolfiore, no? Fa vedere sto cavolfiore? Sì, è lui. Senti l'odore. Questa è una frittella, vedete? Con dei pezzetti di cavolfiore bolliti dentro, furbo. Ma perché tu fai una frittella, nel cui interno gli metti un ingrediente che dà sapore. Quindi in realtà la frittella, ragazzi, è fondamentalmente farina, no? Quindi con all'interno l'ingrediente che gli dà il sapore, poi il cavolfiore è forte come sapore, tu c'hai una cosa che non è invasiva, no? Sul palato, e che io me ne mangerebbe anche altre due. Questa è la capricciosa e questa, ragazzi, è la margherita più economica d'Italia. Eccola qua, 3,50 euro, bassa, il giusto. Vediamo il sotto, si è sbruciacchiata. E lei, Paola, a prima vista sembra figa. Ok. La tua pure. Ti posso chiedere un'altra birra? Sì. Grazie. Vabbè, ci vuole, abbiamo preso 3 pizze. Che fai, non bevi? Io ribadisco, questo non è un video sponsorizzato da Birra Peroni. E adesso la dovrai assaggiare te e mi dovrai dire che pensi di questa pizza. Per questo lo fa Diego. Io lo so per certo, lo fa Diego. E io vado di questo, Michele. Si squaglia la telecamera, se è vicino. Poi ti faccio assaggiare un pezzo di questa. Uno potrebbe pensare, questa pizza costa poco, c'è poco condimento. No, perché guarda un po', tirala su, ma vedete? Guarda. E non no, di condimento ce n'è abbastanza, ce n'è. Sapete che vi dico? Se io mi voglio fare una pizza veloce, c'ho 7,50 euro in tasca, ma c'è, ma raga, voglio dire, una bella pizza con una grande peroni. Safaissimo. Ah, carichissima, è super carica. Madonna che buona, raga, a me piace troppo questa pizza. Dovete sapere una cosa, la pizza amo mangiarla a fette mastodontiche, a fette grandi. Infatti guarda che faccio, Paola. Che cacchio fai? La prendo, no, vabbè, dai. E la piego in due. Intanto vi dico che è bella carica, cioè non ha lesinato in mozzarella e in pomodoro. Poi la faccio, la piego così. Un mezzo portafoglio. No. Questa pizza non è né romana né napoletana, è una pizza a parte. Ha un impasto tutto suo, diverso, insomma, non è riconducibile a un'etichetta, a una categoria. Però è buona. Sì, sì. Poi bella carica, guarda, guarda. Bella carica, guarda. Bella. Facciamo un assaggio della mozzarella. Facciamo un assaggio della mozzarella, ragazzi. Senti, ti devo dire una cosa, io ho mangiato pizze molto simili che costavano il doppio, se non addirittura il triplo. Addirittura l'altro giorno a Roma ho mangiato una margherita a 10 euro e personalmente, ragazzi, regge assolutamente il confronto. Stiamo parlando di una pizza, ragazzi, che costa 3,50 euro. Cioè, se venite qua e prendete una peroni da 66 e una margherita spendete 6 euro. Ragazzi, ma viva Diego. Allora, volevo farti notare una cosa, no? Questa è una pizza che, come ho detto io, non la puoi definire né in un modo né in un altro. Però nella croccantezza della crosta, che è questa, ricorda la pizza romana come caratteristica di croccantezza. Nella morbidezza, vedi, lo senti il crunch?
Si sente? Sì, sì, si sente. Ok. Si sente. Invece nella morbidezza della base, di quella centrale, ricorda la napoletana. Nota geopolitica, ragazzi. Cassino è esattamente a metà strada tra Roma e Napoli. Quindi ci sta che una pizza abbia preso un po' da uno e un po' dall'altro, che ci sia questa meravigliosa contaminazione. A me sta pizza piace. Cambio? Senti Michè, mangiate un attimo una capricciosa vera, vai. Mangiate questa capricciosa. Senti, ma questo mangio pure il peperoncino fa paura. Anzi, sì. Guarda, aspetta, te lo carico ancora di più il tè. No, che ci fa? Vai. Ma lo devi mangiare così, assaggia un po'. Ragazzi, secondo voi l'oliva della pizza capricciosa da Diego pagata 5 euro sarà con il nocciolo o senza nocciolo? Ve lo dico subito. Vediamo. Per la gioia di tutti i dentisti, ha il nocciolo. Assaggiamo sta capricciosa, come piace a Paola. Sugnosa e sugnosa, generosa e generosa. Si sente il peperoncino che hai messo. Guardaci sto peperoncino che è. Però è buono questo. Allora, stavolta, avvertimi che è così piccante. Però devo riconoscere che sta capricciosa e carica. Ok, non ci avrà l'uovo sodo. Anche perché se secondo me Diego l'uovo sodo non lo mette perché l'uovo costa, se no dovrebbe aumentare il prezzo. Perché qui siete abituati a mangiarla senza uovo sodo, ci sta, ma la mangio molto volentieri, buona. Ragazzi, questo peperoncino mi ha aperto il naso, mi sembra un cavallo. Mamma mia, il potere della capsocina. Ho detto capsocina, eh? Non ci piano che hai battute, è capsocina, ok? Che il principio attivo del peperoncino, ragazzi, è quella roba che mi fa pam! Mamma mia. Paola, sai che facciamo adesso? Andiamo a vedere Diego che ci fa il calzone dal vivo, ok? Ha detto venite, sì, ma è molto smart il ragazzo. Molto smart. Sì. Bene. Okay. Forno a legna, Vasco Rossi. Che non è importante, ogni volta che qualcuno si preoccupa per me. Io piglio sempre o il calzone il 90% delle volte o la capricciosa. Lui c'ha la miscela di peperoncini pazzesca. Fantastico! Madonna, caricato Michè. Ok, un po' di pomodoro sopra. Nota tecnica, vedi quello? Quello è fondamentale. Ci sono alcuni che non so per quale motivo non lo mettono. La passata di pomodoro a conclusione del calzone è fondamentale. Vai. Ciao. Infornato. Madonna, guarda Michè. Ma me lo posso portare io a tavola? Maria, me lo porto io. Guarda che bello. Grazie. Guarda qua. Pazzesco, la grande. Questo. Andiamo? Vai. Vai. Allora, l'abbiamo visto mentre lo facevano. Ok, l'ho preso e me lo sono portato a tavola. Così, ci piace. Adesso Michè, se te mi segui io faccio una cosa, perché questo è bello a vederlo quando si apre. Io Paola ti seguo ovunque. Ok, bello caldo, guarda, questo è la bruciatura da forno a legna. Guarda che croccantezza. No Michè, butta sta telecamera qua. Guarda qua, Michè, guarda sta mozzarella. No ragazzi, cioè un calzone così deve essere fatto. A me mi stanno, scusa, perdonami, mi è capitato in alcune pizzerie che la mozzarella interna non era fusa e là veramente, cioè proprio mandatela indietro ragazzi. Guardate che bello. Vai, aprilo. Madonna come cuoce. È lui, mozzarella fusa. Ma senti, peccato non potete sentire il profumo, cioè sa di camino, raga. Gli ingredienti si sono amalgamati, il forno a legna ha fatto il suo dovere, la sbruciacchiatura golosa c'è. E poi c'è anche il peperoncino che abbiamo chiesto di mettere. Che non basta mai. Io vado, Vai. Che invece c'è la roba che poi si mangia dietro. Madonna, raga, no, sa faissimo. Ma che è? Dai, travasa a metà sul mio piatto. E vai. Mi devi dire com'è sto calzone. Intanto è pesante, peserà mezzo chilo, pure di più. Allora io però voglio aprirlo, come hai fatto te, e devi sezionarlo e far vedere ragazzi la mozzarella
che deve fare questo lavoro. Vedi? No, la base è buona, vedi, non la è bruciata. La base è buona, è quello, bravo, bravo. Sai perché che è successo? Io l'ho, hai visto quando l'hai infornato? Sì. Questa è la parte superiore, si è gonfiata, quindi è arrivata vicino, poi era sottilissima, no? Non c'era la mozzarella a proteggerlo, non c'era il pomodoro a proteggerlo, quindi si è bruciato subito, perché ragazzi il forno a legna è veramente un'arte gestirlo. Promosso. Pure oggi sei rocker. Ah, ma io mi sono messa già il cappotto, sì sì. Sì sì sì, e chiodo, cappotto. Guarda che fanatica, guarda. Sai che, sai che sembri Batman, se apri il cappotto, riapri un po' il cappotto. Batman! Eccoci. Allora, quanto fammi capire una cosa, Michele. Sì. A sto giro devo pagare io, è vero? Sì, devi pagare okay. te. Ok. Quant'è? Sono 28. 28? Perfetto, grazie. Ecco qua. Vai. Ma un limoncello per me offerto, tu lo vuoi? Ok, 28 euro pagati, Ruschio. Bene. La prossima vi porti a 3 stelle, paghi te però. Ho fatto ascolto e ho fatto consegna a domicilio, però consegno soltanto in casella. Allora, come fai a tenere i prezzi così bassi e avere questa pizza così buona? Non te lo dico. Anzi, credo, eh. Anzi, ma non ti è mai venuta la tentazione di aumentarli questi prezzi? Sì, come no? Ma? Ma non li ho aumentati. Non li ho aumentati. Però il segreto non me lo dici. Non lo dico. Vabbè, c'è pure ragione. Cioè. Okay. Grazie mille, torno a Roma. Sono stato benissimo. Buon viaggio, ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Conclusioni. La pizza era buona. Sì. Non aveva ovviamente gli ingredienti, quelli super top, super ricercati, quelli che puoi comprare sì. da Italy per intenderci. Esatto. Però non era malvagia. Ti dico, io a prezzi superiori ho mangiato pizze peggiori in giro per l'Italia. Esatto, bravissimo. Ovviamente sapevo che non c'era il fior di latte di Agerola, che non avevamo un, che ne so, un prosciutto stagionato San Daniele. Però c'è anche chi riesce a fare dei prezzi bassi facendo ricerca in quelli che sono prodotti commerciali. Cioè, capito? Sì, non è sì. che significa che il basso possa significare che non è buono, capito? C'è anche chi è bravo a prendere il meglio all'interno di quelli che sono i prodotti più alla mano di tutti, okay. insomma, ragazzi, alla portata di tutti. Fatemi sapere se venite da Diego, assaggiate quello che abbiamo assaggiato noi e poi ci dite se è buono o non è buono, ok? Vogliamo sentire il vostro parere. Grigliatori, dimmi. Volevo dire, però vedete piace Vasco Rossi, perché qua se vi vedete di cambia musica, ve caccia. No, solo Vasco Rossi. Ok ragazzi, noi siamo stati benissimo, segnalateci altri posti simili così io e Paola li andremo a scoprire e a raccontare a tutti voi. Ci siamo detti tutto? Penso proprio di sì, okay, Michele. Ok, stai a pensare al prossimo indirizzo? Sì, già ce l'ho. Brava, così mi piace. Allora ragazzi, da Cassino è tutto, grande Diego che ci ha fatto una pizza strepitosa a prezzi decisamente bassi. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi, ciao!